perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Quante volte ci è capitato di sentire ai telegiornali notizie su arresti di grandi criminali, di persone che hanno usato tutta la loro intelligenza per elaborare azioni di sterminio, piani di vendetta. Forse hanno anche speso tanti soldi che potevano essere usati per salvare delle vite e li hanno spesi invece per dare libero sfogo al loro istinto sanguinario e al rancore trattenuto. Se il loro tesoro era rivolto alla morte, ovviamente il loro cuore era senza vita, perché dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. È una legge della vita, fatta di follia, di autodistruzione e anche di morte. Vuoi avere un cuore pieno di vita? Vuoi svegliarti ogni mattina con la voglia di vivere, di combattere e di vincere? Imposta i tuoi interessi su cose nobili. Pensa alla vita, ai valori della vita. Cammina su sentieri che ti portano alla vita. Il cervello di una persona ha la strana capacità di percepire quando le azioni contribuiscono all'edificazione e immediatamente invia al corpo la sensazione di piacere, di soddisfazione, di sapere che è sulla strada giusta. Desiderare la felicità mentre si cammina sui sentieri della morte è assurdo, incoerente e senza senso. Coltivare interessi egoistici limitati al materiale e allo stesso tempo cercare di godere della libertà che danno le cose spirituali è come scalare un palazzo di 20 piani e lanciarsi in aria senza ali. Le ali sono le priorità dello spirito. Quali sono le tue priorità oggi? Dov'è il tuo tesoro? Fermati, pensa e valuta le tue azioni e i tuoi desideri. Non affrontare le sfide che la vita ti presenta senza sapere chiaramente quali sono le tue priorità. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Buona giornata.